Buonasera e benvenuti a questo appuntamento con Forse sì e Forse no. Questa sera con i nostri ospiti parleremo di sicilianità, continueremo a parlare di sicilianità. Naturalmente, ci applicheremo un po' sul tema della scelta della classe dirigente. Lo faremo con i nostri ospiti che sono Alfonso Buscemi, segretario della CGIL di Agrigento, e Alfonso Cimino, presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento. Siamo in una fase di grande rivoluzione, di grande cambiamento, specialmente nel mondo del lavoro, nel mondo della produzione, però ci accorgiamo che forse in Sicilia, per quanto riguarda la politica, la scelta della classe dirigente, tanti passi avanti forse non sono stati fatti. Si continua sempre ad operare con il vecchio sistema. Cosa ne pensa lei? Ma guardi, per quanto riguarda la nostra Sicilia, la nostra provincia di Agrigento, una provincia che in questi 2 anni, da quando questo Consiglio dell'Ordine si è insediato, abbiamo sempre detto essere una provincia un po' abbandonata da tutto e da tutti, con grandi risorse che noi abbiamo, risorse architettoniche, paesaggistiche. Parliamo di Valle dei Templi, possiamo parlare del Belice, possiamo parlare di territori meravigliosi, ma la mancanza di infrastrutture ha fatto sì che noi oggi siamo lontani con il resto della Sicilia, con il resto d'Italia. E su C'è da dire che questo. forse spesso la mancanza di infrastrutture è anche colpa della classe dirigente, di chi ci ha amministrato e di quelli che hanno scelto questi amministratori. E infatti dico che questa è una provincia, una Sicilia che è in controtendenza, ha un percorso, oggi è il tempo di internet super veloce, dove la comunicazione è immediata, dove assistiamo a grandi opere nel resto d'Italia, ma dove, ritorno a dire, la Sicilia rimane sempre più lontana, con infrastrutture, alcune obsolete, parlo della strada ferrata, altre che stentano a trovare una conclusione. E questo è sicuramente frutto non solo di una mancata classe dirigente attuale, ma di una mancata classe dirigente che non è stata lungimirante nel lasciare in eredità a questa provincia, a questa Sicilia, opere tali che ci possono far avvicinare con il resto d'Europa. La scelta di una classe dirigente oggi più che mai è difficile per un semplice motivo. Ormai la gente si è allontanata, secondo il mio punto di vista, dalla politica. Si è allontanato un po' per tutte le vicende che ci sono state sicuramente dal 94 in poi, ma si è allontanata perché i professionisti, perché coloro che potrebbero dare un supporto, oggi non rischiano più e non vogliono entrare in politica. E quindi questo ci comporta un problema fondamentale. Oggi non abbiamo la possibilità di avere politici con la P maiuscola, che ci possano dare quel supporto per poter trovare investimenti, per poter trovare programmazioni. E recentemente ho anche detto che la buona politica deve saper ascoltare anche tecnici, anche questo spesso non accade. Ma forse si è allontanata dalla politica, ma non si è poi così tanto allontanata dal voto, o perlomeno ci sono i politici che hanno cercato sempre di tenerla ancorata in un qualche modo, la popolazione, gli elettori, tenerli sempre ancorati al voto. Le percentuali dei votanti ci sono e sostanzialmente una classe, politica viene fuori comunque, non sempre la migliore naturalmente. Lei prima nella domanda posta all'architetto diceva la selezione nello stesso modo di sempre. Io mi permetto di aggiungere che forse la questione si sta aggravando in termini negativi, sta peggiorando. Io provengo da quell'era nella quale avevamo partiti politici, organizzazioni di massa che educavano alla partecipazione della cosa pubblica. C'era la formazione dei giovani verso la partecipazione, quindi la selezione avveniva anche attraverso l'insegnamento dell'amministratore della cosa pubblica. Oggi non è più così, oggi non ci sono più quei grandi partiti di massa, quelle organizzazioni a vario titolo che educano quei ragazzi a impegnarsi nella cosa pubblica, con l'aggravante che oggi probabilmente la gran parte della classe migliore che il nostro paese esprime sono tutti quei giovani neolaureati che
che emigrano, che vanno via. Quindi c'è anche la povertà dentro l'esigenza di trovare una classe dirigente. Oggi vediamo che poche migliaia di cittadini ti scelgono i vertici di un grande partito che è maggioranza relativa nel nostro paese. Sì, è un metodo democratico quello del voto, ma sempre di poche migliaia di unità parliamo. Allora, è cambiato il criterio. Ma non è però che vengano scelti i peggiori perché i migliori se ne vanno. Perché se i migliori restassero, non sarebbero comunque eletti lo stesso. Perché io mi sono trovato ad analizzare anche delle elezioni in alcuni paesi della nostra provincia, e prima ancora che si facessero l'elezione, guardando la composizione delle liste, si poteva dire questo viene eletto e questo non viene eletto, e si poteva fare un calcolo anche dei voti di preferenza, perché stando ai vari candidati presenti nelle liste si poteva capire questo appartiene a una famiglia che ha 50 voti, quello ne ha 100, però si faceva la somma e il risultato c'era. E questo si coniuga con la domanda che mi ha formulato prima, appunto: perché una certa classe politica rimane sempre a galla? Probabilmente perché la gente vota, quindi più libertà democratica dell'espressione del voto, che cosa vogliamo? La libertà democratica dovrebbe essere quando il voto è consapevole. Ecco, in questi il punto casi... è libero, oltre che consapevole, libero, perché dalle nostre parti, quando noi abbiamo purtroppo tanta gente schiava del bisogno, è chiaro che poi l'aggregazione nei confronti di certi pezzi di potere purtroppo paga la presenza di chi promette qualcosa, perché chi promette qualcosa e dà qualcosa poi si ritrova ad avere un grande consenso dei tanti che, stretti dalla morsa del bisogno, dal lavoro che manca, e quindi è diventato un miraggio avere un posto di lavoro, dai servizi che non ci sono più, persino per le piccole cose bisogna andare a chiedere all'amministrazione un intervento. Ma è normale, ad esempio, per urbanizzare un pezzo di zona, che bisogna andare a chiedere a mo' di favore l'intervento della pubblica amministrazione? Così come non è normale che ci sono pezzi della nostra terra dove ancora manca la pubblica illuminazione e bisogna chiedere l'intervento a de personam? Ecco, la stretta dei cittadini sta anche nel fatto di tenerli schiava persino dei bisogni primari. E allora chi è capace di gestire quel consenso politico attraverso anche queste cose, naturalmente ha davanti a sé praterie di consenso. E a gestire questo consenso politico sono principalmente politici che, più che politici, sono bravi imbonitori. Così è. E quindi sostanzialmente per soddisfare l'esigenza del singolo di volta in volta, promettendo a tutti gli altri: guardate che ci sono io, ho fatto questo, potrei fare anche. E fino a quando noi non creiamo le condizioni, è dura da venire, ma bisogna crederci e lottare, le condizioni di lasciare libera la gente dalla necessità del posto di lavoro, del bisogno, e allora probabilmente, sicuramente, lì l'elettore sarà anche capace, perché non è stupido, è intelligente, ma forse condizionato dal bisogno. Se noi tutti quelli che abbiamo titolo in qualche misura riuscissimo a creare le condizioni di libertà delle persone. Però voglio andare un po' contro tendenza, cioè noi abbiamo sempre l'atteggiamento di dire l'elettore non è stupido, l'elettore non è intelligente, però vota per una questione di bisogno. Non è solo per il bisogno che si vota, cioè qui vanno al voto, per esempio, persone che non hanno alcuna cognizione di quello che fanno, di quello che esprimono con il voto. Ci sono clan familiari in cui diventa proprio una massa elettorale che spesso viene gestita dal politico di turno e viene condotta al voto, ad un voto che non è responsabile, che è un voto così. Anche l'associazionismo a volte è stato schierato. Nel passato abbiamo avuto grossi esempi. Credo che ci sia anche questo aspetto, questo problema. Ma io ritengo che innanzitutto occorre che ci sia a 360 gradi un senso di responsabilità nel lavoro che si compie. Nel lavoro che compie un funzionario pubblico, nel lavoro che compie un sindaco, nel lavoro che compie un presidente di un ordine, come nel mio caso. Se ognuno avessimo un po' di senso di responsabilità, io sono convinto che a piccoli passi molte cose potrebbero cambiare.
Certo, io sono pienamente d'accordo con quanto è stato fino adesso affermato, però ritengo che non porrei più l'atteggiamento sul popolo che sia più o meno in grado di comprendere se quel politico è buono o quel politico non è buono. Dicevamo bene, qui è una terra, questo è un territorio dove mancano i servizi essenziali. In qualsiasi parte d'Italia, quando mancano i servizi, i cittadini parlano. Qui Protestano. protestano. Qui, se non ci sono i servizi, i cittadini non protestano. Si Si rassegnano. sono ormai rassegnati. Allora noi, è il nostro compito, ognuno per le sue competenze, ognuno per il ruolo che svolge, è quello di ridare alla gente la voglia del cambiamento. E la voglia del cambiamento non avviene solo attraverso un politico o un partito, deve essere un'atmosfera che si deve venire a creare. Vedete, noi in questi 2 anni, parlo per quanto mi riguarda, per questo ruolo che sto cercando di compiere, di presidente, coadiuvato da un consiglio dell'ordine molto fattivo, abbiamo stimolato fortemente le amministrazioni in quelli che sono i piani regolatori generali, i piani di utilizzo del demanio marittimo, nell'utilizzazione dei concorsi di progettazione, nel dire che oggi la Sicilia è la prima regione d'Italia ad avere bandi tipo per gli affidamenti degli incarichi. Ecco, tutte queste azioni hanno, vuoi, non vuoi, sollecitato una certa curiosità, hanno sollecitato una certa reazione. Ecco, noi dobbiamo fare in modo di far reagire le persone e solo così poi tu puoi fare la scelta, perché da una reazione tu puoi scegliere se quella persona o quel partito può o meno portare avanti le tue esigenze. Se la popolazione non manifesta esigenze, io non mi posso mai dimenticare, lo dico sempre, non lo so se è possibile dirlo anche in questa trasmissione. Io ricordo tanti anni fa, ero piccolino, la città di Agrigento aveva turni dell'acqua una volta ogni 40 giorni. Riempivamo le vasche, quando ancora ora non ci sono più Ho le ricordi vasche. anch'io, ho ricordi. Riempivamo le vasche e poi ci lavavamo con la pendola riscaldata perché mancava l'acqua. Si fece una manifestazione che doveva partire da Piazza Stazione per l'acqua. Io ricordo con mio padre andammo a Piazza Stazione, erano 5, 6, 10, 20 persone. Quindi questo che significa? Che l'acqua tutta la rimanente parte della città ce l'aveva? No, la gente, come dicevamo, si era rassegnata e la gente non ci mette più la faccia. No, più che altro non si pensa di risolvere il problema in chiave collettiva, ma lo si cerca di fare in chiave individuale attraverso una concessione, un favore personale. Però desidero finire un attimo questo ragionamento. Però, se tu non hai dall'altra parte, per il ruolo che svolgi, una popolazione che ti chiede, ti adagi pure tu. Ora, se noi oggi riteniamo che la situazione vada bene, si deve continuare per quella strada. Se questa situazione non va bene, si deve cambiare strada. O perché ognuno di noi, compreso anche io da presidente dell'ordine, quando ci siamo candidati, questo consiglio si è candidato, abbiamo detto cosa volevamo fare. Se non siamo stati capaci di farlo, o se non lo facciamo, è normale che ci dobbiamo mettere da parte. I problemi esistono in tutti i luoghi. Allora noi dobbiamo scegliere classe dirigente che quando viene eletta non deve dire, e questo è fondamentale, a questo non si può fare per questo motivo, lo sapevi. Quindi la reazione deve essere nel popolo, nella matita, nel momento in cui pensiamo di volere dei servizi e di volere una città, un territorio migliore. Perché se no Per così non fare questo è cominciamo. necessario avviare un percorso culturale che porti a una maggiore coscienza, cioè se non si sceglie, perché qua diciamo chiaro, il voto di opinione è poca cosa, eh? Cioè, quindi Posso fare però un inciso sì. sull'analisi del Presidente? Sino a 5 anni fa era Vangelo questo. Io ricordo, perché anch'io partecipai tra i 20, come io ero piccolino, ma già dentro la CGIL, e ricordo quel fallimento della manifestazione. Ma voi sottovalutate la reazione del popolo degli ultimi anni, che c'è stata. Se
il Movimento 5 Stelle in Sicilia, che aveva promesso una sola cosa, aveva promesso di cambiare completamente, di aprire come una scatoletta il Parlamento, di svuotare le istituzioni con quel malessere e con quel malaffare, è arrivata a prendere il 40%. Se solo oggi la Lega, con tutto quello che significa contro i meridionali, e per meridionali si intende da Roma a scendere, con una politica che per tradizione e cultura il paese Italia non ha mai voluto e non accetta, ma se la Lega raggiunge il 20% in Sicilia ed è accreditata sopra il 30% in Italia, vuol dire che gli italiani e i siciliani hanno detto stop a questa politica, stop al malaffare. E quando io alle volte impegnato in uno scambio culturale per confrontarmi come mai si vota 5 Stelle, che ti propongono? Una cosa mi dicevano spesso, propongono di distruggere questo sistema che ha distrutto il nostro paese. E poi si vede, la reazione c'è stata nelle urne, perché non pensavano gli elettori in quella stragrande maggioranza di dare il voto ad una forza politica che avrebbe ben amministrato. Male che vada, dicevano spesso, male che vada, distruggono questo malessere, questo malaffare, questo sistema, e poi vediamo, perché peggio di quello che c'è, dicevano gli elettori dei 5 Stelle, che a me non mi appartiene, come cultura non c'entro, ma il cittadino ha reagito contro questo stato di cose votando 5 Stelle e oggi promettendo di votare Lega. Semmai è vero, e questo me ne dolgo, questo è il dramma che noi dobbiamo sconfiggere, perché è la nostra storia, specialmente nostra come meridionale e come siciliani. Quello che diceva prima lei, tentare di dare una risposta singola al singolo bisogno piuttosto che lavorare tutti assieme per dare una risposta alla collettività. Allora, quando a me mi promettono la lampada nel mio quartiere, io sono appagato. Non vado lì a protestare perché la lampada deve essere messa in tutto il territorio, che la fogna deve stare in tutto il territorio. E questa è la nostra storia, perché se in Emilia Romagna hanno cambiato pelle dal dopoguerra ad oggi, perché hanno scoperto stare assieme, l'associazionismo, la cooperativa. Qui invece noi... Però c'è anche da valutare una cosa, che la protesta è vero, ha manifestato questi fenomeni, ma non sempre la protesta è costruttiva. C'è una protesta che era più orientata alla distruzione che al costruire. Ecco, però la politica, noi dovremmo cercare di capire che la politica serve principalmente per costruire, e per far questo non si può ignorare che serve un percorso di conoscenza che porta a una maggiore responsabilità dei cittadini, a un maggiore civismo, che noi di questo lamentiamo. Una volta, mi ricordo, nelle scuole c'era anche l'educazione civica, non la faceva nessuno sostanzialmente, perché era storia ed educazione civica e veniva trascurata. Però credo che oggi dovrebbe essere veramente fondamentale nelle scuole insegnare perlomeno che cos'è la Costituzione. E se mi permette una testimonianza, perché in questi giorni come organizzazione sindacale la CGIL in tutta Italia ha presentato un progetto di lavoro, il sindacato si fa strada. Noi conosciamo, chi come me non è più ragazzino, conosciamo le cosiddette camere del lavoro. In un paese a tutti i livelli, noi avevamo sempre, sino a pochi decenni fa, il prete, il sindaco, la stazione carabinieri e la camera del lavoro, che era quel punto di ritrovo di tutti coloro che non avevano dove andare a chiedere un servizio, dove non riuscivano a farsi leggere la posta della pubblica amministrazione, andavano alla camera del lavoro e trovavano una risposta ai servizi. Poi nel tempo questo è scemato per tantissime ragioni che non riprendo qui. Oggi il nostro segretario Landini, in tutta Italia, camera del lavoro per camera del lavoro in tutte le 110 circa province, noi stiamo ritornando a parlare di sindacato di strada, proprio perché riteniamo che c'è tutto quel mondo che non c'era negli anni 50-60, che oggi non trova più una risposta di rappresentanza all'interno dell'istituzione, all'interno dello stesso sindacato. Quindi
abbiamo sentito, avvertiamo l'esigenza, il nostro lavoro si sta proiettando verso quella direzione, di stare di più in mezzo alla strada, di più con quei pezzi di lavoratori che non hanno una rappresentanza neanche nel sindacato oggi tradizionale. Oggi più che stare in mezzo alla strada forse bisognerebbe stare più sui social. Ma i social, però, quando poi hai un'avvertenza del tuo datore di lavoro che non ti dà gli strumenti. Però c'è un problema, che nella scelta della classe dirigente è importante la comunicazione. Certo. E oggi la comunicazione avviene, lo sappiamo tutti, avviene attraverso internet, attraverso la televisione, che sostanzialmente è così. No, io mi ricordo che una volta si facevano i comizi. Anche oggi si fanno qua in Sicilia, perché io ho visto dei comizi, però quello che ho notato è che la caratterizzazione dei comizi è soltanto una manifestazione dei tifosi, una manifestazione di forza dei tifosi, far vedere che siamo forti, che siamo in piazza, per cui c'è una comunicazione assolutamente inefficace, fatta di slogan, di urla, di cose, per cui diciamo di bassissima qualità. Credo che se non si prende il bandolo dalla matassa, si cerca di capire come comunicare alle persone un'informazione giusta, non avremo risolto niente. Sì, però devo dire che a prescindere dai social, perché abbiamo però dato con i social, non so se diciamo in maniera elegante o meno, abbiamo dato una informazione che a volte ci si nasconde dietro una tastiera per poi magari sciovinare tutta una serie di cose che ci sono le fake news, no? Non fanno bene alla comunicazione. La comunicazione oggi è importante per chi governa o per chi ha dei ruoli, perché solo attraverso la comunicazione si può uscire fuori e raccontare quello che si fa all'interno del lavoro che si compie, dei sacrifici che si fanno. Però ritornando al discorso della politica, perché è un termine importante, serio, una società non può fare a meno della politica, ritengo che, essendo che i tempi sono cambiati, anche i politici dovrebbero cambiare in competenza, cambiare nell'organizzazione del proprio ruolo. Oggi non si può più pensare di andare da un politico per chiedere il posto di lavoro, che non lo potrà dare mai, per chiedere un incarico, che non lo potrà dare mai, per chiedere un servizio ad singola persona, che non lo potrà dare mai. Oggi abbiamo la necessità di avere politici che sappiano programmare, che sappiano dare dei piani di programmazione su vari aspetti con reperimento di fondi. Ora, se noi non siamo nelle condizioni di avere una classe dirigente che possa creare condizioni di sviluppo nella pesca, nel territorio, nelle infrastrutture, nell'agricoltura, nei centri storici fondamentali dei nostri territori, delle nostre città, io ritengo che non si potranno mai creare le condizioni di sviluppo. Solo attraverso queste condizioni e questi piani e noi possiamo... E purtroppo la classe dirigente non si sceglie solo per una manifestazione dell'esigenza, no? Poi alla fine ci vogliono i voti, ci vogliono... Ma ci vogliono le competenze. Io ritengo che le competenze... Allora a questo punto bisognerebbe mettere le competenze a come requisito indispensabile per candidarsi. Per candidarsi. E allora anche lì bisognerebbe... Deve rendere più complicato. Bisogna avere anche le competenze necessarie per esprimere un voto. E quindi... Cioè, ma io ritengo che il cittadino, laddove il cittadino o i cittadini, laddove una classe politica possa avanzare tutta una serie di programmi di sviluppo, e quando si avanzano programmi di sviluppo ne godono tutti, dai commercianti, ai professionisti, agli artigiani, ai singoli cittadini. Io ritengo che non puoi non far valere quella proposta di quella organizzazione politica anziché un'altra. Cioè noi dovremmo scegliere fra posizioni che possano essere a noi grate su condizioni di sviluppo, perché come diceva lei bene, e soprattutto accade in fase comunale, quando tu scegli il candidato a secondo dalla famiglia ed è il luogo comune poi che è giusto, ti fai i conti, è un ragionamento che ha portato a questa Sicilia, abbiamo avuto la democrazia dei capipopolo. Ho capito, però queste cose oggi devono essere
devono essere cambiate, perché se non si fa il bene comune, io sono dell'idea, dando servizi, non solo scappano le risorse, scappano i cittadini, vanno via i ragazzi, le nuove leve, qui è un problema anche di vivibilità. Cioè, noi abbiamo problemi seri, quindi noi non possiamo pensare ancora con la logica della grande famiglia o del portatore dei voti. Però ecco, c'è una cosa, cioè che il meridione, la Sicilia, si differenzia dalla parte da tutto il meridione. Cioè, qui da noi ci contraddistingue una certa pigrizia, ci contraddistingue una certa indifferenza, non ci mettiamo in discussione, ci riteniamo i migliori di tutti. Cioè, quindi noi abbiamo questo grosso pregiudizio che ci frena. Il tempo passa, si succedono i governi, ma vediamo che comunque la situazione rimane sempre lo stesso. Anche se per molti punti avanzata la Sicilia è stata laboratorio politico, perché abbiamo avuto degli esempi tipo il milazzismo, così di seguito, ma non si è mai avuto un risultato in termini di sviluppo economico, no? Cioè, quindi sostanzialmente il fatto che manca la partecipazione, che ci sia la rassegnazione, è che noi siamo in attesa, aspettiamo che qualcuno venga a risolverci i problemi. La verità è questa. Questo è un dramma, perché purtroppo succede. Prima ho fatto l'esempio della ribellione dell'elettorato, fermo restando questa affermazione che siamo in attesa che qualcun altro faccia le cose, mentre può sembrare un controsenso, ma non lo è. Perché, per restare nel tema degli esempi della ribellione, noi veniamo da un governo regionale dichiaratamente di estrema destra, forse non lo fa più quant'è che presidente della regione, ma non ha mai nascosto il presidente Musumeci di essere fascista, a chi lo ha preceduto, che è stato un comunista antifascista, antimafioso, eccetera eccetera. Quindi l'elettore siciliano ha cambiato pelle nell'arco dei 5 anni, votando da un tipo di personaggio che ho descritto ad un altro. Così come incide nelle piccole realtà il clan familiare, gli accordi familiari, incide nella piccola realtà, perché ti fanno il sindaco e il consiglio comunale nei termini che lei descriveva. E prima di votare ci possiamo mettere la crocetta su e sappiamo come esce fuori, perché funziona. Ma nelle grosse realtà no, nelle grosse realtà il problema è di natura diversa. E qui secondo me qualcuno deve trovare il coraggio, ma deve essere spinto da tutti quelli che abbiamo questi interessi nobili di libertà, dagli ordini che rappresentano interessi importanti per quanto riguarda i libero professionisti, dalle organizzazioni sindacali, datoriali, tutti questi abbiamo quella esigenza di avere una classe dirigente all'altezza di dare risposte collettive al mondo che tutti noi rappresentiamo. E allora, per esempio, un sindaco che porta al disastro la propria collettività deve essere radiato per legge, laddove ci sono gli strumenti che possano testimoniare che quel sindaco ha amministrato male e ha lasciato quei debiti, perché questo succede all'ordine del giorno, deve essere radiato, cosa che oggi non succede, e questo probabilmente continua a massacrare quel territorio per mettere in campo politiche clientelari che gli portano consenso per la prossima elezione. Allora io credo che questo tipo di ragionamento deve essere fatto al Parlamento, dentro il Parlamento, con tutta la difficoltà, perché poi nel Parlamento ci sono coloro che ambiscono a fare il sindaco della grande città o provengono da quel disastro. Ma secondo me, se non incominciamo, oggi si direbbe il DASPO, e perché no? Il politico che fa male deve avere il DASPO. Non che viene premiato e quindi si fa senatore dal comune che ha disastrato, diventa senatore e viceversa. Bisogna porre delle regole precise dentro il sistema democratico che noi abbiamo, affinché colui incapace o peggio... E torniamo sempre al discorso delle regole che bisogna fissare, però quello che diventa importante è il comportamento dei cittadini, che qui è tutta un'altra cosa, perché dico, anche in una realtà come Palermo, che è una città grande, così, nel definire una candidatura per il consiglio di circoscrizione, il consigliere di circoscrizione circa
può prendere circa 900 euro con il gettone di presenza, così. I gruppi familiari dei quartieri parentali si organizzavano perché dice dobbiamo trovare il posto di lavoro a uno dei componenti attraverso l'elezione al consiglio di circoscrizione. Per cui praticamente quello che era un momento di rappresentanza politica diventava opportunità di lavoro per chi invece esercitava un voto. Cioè anche qui bisogna spezzare queste abitudini. Mi è capitato sentirlo dire anche in comuni qua vicino a noi, no? Dove stiamo registrando, in comuni qua vicino, qualcuno mi è capitato di sentire io ho candidato mio figlio perché è disoccupato e quindi vediamo, lo capisco. E lì è chiaro che dobbiamo combattere, perché non c'è alternativa alla candidatura libera, mentre noi lo sappiamo, però non possiamo lì impedire la candidatura. Poi è chiaro che tutti noi dobbiamo far sì che quando le persone vanno a votare gli spieghiamo che noi dobbiamo scegliere la classe dirigente. Ma questo credo che bisogna che sia accompagnato da un percorso di crescita che deve essere in tutti i settori. Beh, dai. Io sono di un'idea, una volta si diceva, anticamente si diceva, di chi speranza vive, di speranza muore. Io non ne vorrei morire di speranza, però vorrei vivere di speranza. Io ho un approccio forse portato dal mio carattere, sempre, quasi sempre allegro, a sperare che ci siano tempi migliori e che tempi migliori possano avvenire grazie al nostro lavoro e al nostro impegno e anche al nostro modo di operare. Perché anche l'esempio che possiamo dare noi con le nostre piccole o grandi organizzazioni, che possono essere sindacati, che possono essere ordini o associazioni varie, possono essere anche un esempio per i cittadini, possono anche essere un esempio per i politici, perché non devono avere soprattutto secondi fini il nostro operato, e che è fondamentale, e che soprattutto io sono dell'idea che la città, così come un territorio, così come una regione, a prescindere dai colori politici, perché poi quando le candidature per chi deve andare a governare, chi va a eleggere, l'elettore non guarda più, infatti cambia pelle in maniera repentina, non guarda più destra, sinistra, centro, ha fatto la prova con la sinistra, poi va alla destra, poi fa il centro, la gente ha la necessità e soprattutto di avere una buona politica. Una buona politica che crea condizioni di sviluppo, perché io che ho fatto l'università a Palermo e non sono voluto andare fuori aprendo lo studio ad Agrigento, come magari tanti altri miei amici sono dovuti andare fuori, è perché ho voluto investire sulla mia città, sperando che questa città e questo territorio possa cambiare. E io sono convinto, perdonatemi la mia speranza, sono convinto che ancora siamo in tempo per cambiare. Ma per cambiare dobbiamo anche saper chiedere e saper avere dei politici competenti. E quando parlo di politici non parlo solo del sindaco, del consigliere comunale o dell'assessore. La politica è fatta dalla società civile. Parlo di tutti quanti, ognuno nel proprio lavoro, ognuno nelle proprie competenze. Ma ci deve essere per un progetto comune. Il problema, quello che manca a noi, che non c'è un progetto comune. Dici, ognuno di noi siamo per i fatti nostri. Nel corso, e questa è anche la realtà. Nel corso di una di queste puntate ho riportato una frase di Falcone che diceva: se tutti capissero che prima di essere ingegneri, medici, siamo siciliani, credo che anche questa frase si potrebbe trasportare in politica. Se prima di essere comunisti, fascisti o così via, siamo siciliani, e per cui la sicilianità è un qualche cosa che ha contraddistinto sempre la nostra classe politica, il nostro modo di comportarsi. Abbiamo avuto maggiori politici, molti grandi politici anche a livello nazionale. Abbiamo avuto, perché siamo un popolo anche creativo per molti versi, ma il problema è che quando cominciamo a sentirci i migliori e a non metterci in discussione, a non trovare insieme un legame, un collante sociale, che questo... Sai, io penso una cosa, e chiedo scusa perché, non perché faccio il professionista o a differenza, ma io ritengo che oggi la politica ha bisogno di uomini che abbiano avuto un percorso lavorativo. Solo chi ha lavorato e capisce cosa significa pubblica amministrazione, cosa significa lavorare, cosa significa alzarsi la mattina e non uscire dall'università e diventare politico, ma solo chi ha avuto un percorso lavorativo e può comprendere anche i bisogni della gente e del lavoro, può oggi pensare di governare
un popolo e non di avere politicanti di mestiere, ma devono essere professionisti che devono essere prestati, e per professionisti possono essere commercianti, dico in generale professionisti, gente che ha lavorato e che possono essere prestati in politica e secondo me potrebbero dare un grande contributo. Io sono di questa idea. Però non è troppo riduttivo, mi permetterei, troppo riduttivo, perché dobbiamo dire che ormai ci vuole onestà, serietà, capacità, amore per il popolo, per la propria terra, perché se uno è disoccupato, se uno esce dall'università e ha le caratteristiche che ti provengono dall'essere persona onesta, educato dalla tua famiglia, volontario e ti mette a disposizione, non ha bisogno di avere le mani piene di calli, deve avere quell'educazione a mettersi al servizio dei popoli. Mi viene in mente qualche prete, fanno un altro mestiere rispetto a questo, alle cose che diceva. Il prete, se ha quelle caratteristiche, pur avendo le mani lisce, è in condizione di poterti portare avanti lo sviluppo di un territorio, perché è onesto e ha come obiettivo quella finalità. La mattina si alza perché ha deciso di portare per quel territorio quel benessere e quella ricchezza. Al contrario, tanti professionisti per bene, lavoratori, che si trovano ad amministrare la cosa pubblica, ad avere le mani in mezzo al denaro, potrebbero diventare invece però, la rovina di quel territorio, perché si mettono a rubare. Però ad oggi, non è una ricetta, però se mi posso permettere. Però ad oggi, magari non sarà una ricetta, però a oggi stiamo vivendo negli ultimi 20 anni che la maggior parte dei politici che noi stiamo vivendo e che abbiamo visto operare, sicuramente sono politici che, come dice lei, venivano fuori e come diciamo venivano fuori, e che ci saranno anche bravi politici, ma vengono fuori senza aver avuto un percorso di esperienza, perché questo è fondamentale dal mio punto di vista. Ma non è l'esperienza al lavoro che ti dà essere bravo di vita, politico, ma anche esperienza di vita, e che sono la maggior parte di questi, però oggi abbiamo la maggior parte di questi politici che non avevano, che sono usciti fuori dall'università, che erano brave persone sicuramente, ma che oggi comunque non ci hanno dato un territorio diverso. Allora dico, potremmo vedere di coniugare anche la buona politica anche con un buon saper fare? Cioè, credo che spesso succede che si pensa alla politica come un'alternativa al lavoro, e forse questo è sbagliato. È assolutamente perché sì. Questo è sbagliato, cioè non è che uno dice invece di lavorare faccio il politico, no. Io faccio il politico perché ho scoperto che questa è la mia perché passione, perché è un momento di rappresentanza, perché in virtù e lo diceva anche a lui. Nome di tutti gli altri vado ad amministrare una realtà che è complessa, non dimentichiamo, oggi è diventato complesso, oggi è una missione fare cioè, senza competenze oggi non si riesce a mettere mano a niente. Già con le competenze è complicato, perché non hai più le risorse per amministrare. Tu puoi essere competente quanto vuoi, ma poi se non hai le risorse, perché ormai finite le risorse, ti inventi. La strada ha bisogno soldi, i servizi sociali hanno bisogno soldi, lo sviluppo ha bisogno soldi. Certo, li devi cercare. Ma lì, allora, se mi posso permettere, piuttosto che, visto, facciamo esempi generali, di carattere generale, non scivolo sui nomi. Per carità. Noi abbiamo due esempi che lei faceva, che si chiamano Matteo, oggi professionista della politica, lontano mille miglia da me. Ma io faccio due esempi di chi è nato nella politica e la storia ci dice che hanno fatto benissimo. Enrico Berlinguer e Aldo Moro. Questi di qua erano due politici, ma ci hanno insegnato come si amministra con onestà e come si muore con onestà, a differenza degli altri due. Però le devo dire una cosa, i tempi sono cambiati, è vero, io concordo in pieno in quello che dice lei, però diceva anche un'altra cosa che era fondamentale e importante, proprio all'inizio della trasmissione. Prima c'erano grandi gruppi e grandi partiti dove si educava, abbiamo detto noi, dove si educava alla politica, alla funzione pubblica. Oggi manca questa educazione. E perdonatemi, perché sennò dico, poi a prescindere da come vengono dette le cose, ma il risultato non può cambiare. Oggi non ci si può improvvisare. Io questo è quello che voglio dire. Va bene anche il giovane laureato, ma che ha, ma senza educato alla politica, senza educato alla funzione pubblica, senza educato a quelle che possono essere le prospettive. Io ricordo come sono uscito dall'università,
che non sapevo fare un progetto e sono andato in uno studio a imparare e ancora dopo 25 anni mi viene difficile. Cioè, quindi non puoi diventare un politico di grande lungimiranza uscendo dall'oggi al domani. Quindi ritorno a dire, poi a prescindere che sia un professionista che abbia lavorato 10 anni, 5 anni, ma ci vogliono le competenze, perché anche io da presidente di un ordine, quando vado a parlare con la politica su alcune problematiche, aprendo gli occhi sul centro storico, sul piano regolatore generale, sul piano di utilizzo del demanio marittimo, sui concorsi di progettazione, se non trovo chi mi comprende dall'altra parte, quelle mie richieste cadono. Noi ci troviamo. Questo è noi ci troviamo nelle condizioni che, per esempio, se aspettiamo una prestazione da parte di un professionista, di un qualcosa, vogliamo il meglio, vogliamo il bravo medico, vogliamo il bravo architetto, vogliamo. Però se, quando siamo di fronte al politico, non vogliamo niente. Cioè, al limite, voglio che mi risolva qualche problema personale, ci accontentiamo di niente. Questo poi significa affidare la guida di uno Stato, di una regione, di una nazione a persone che nella competizione all'interno di un sistema complesso rischiano di essere travolti, rischiano di essere di non trovare risultati, come è successo. Io faccio un esempio che ormai è governativo, siamo attenti, non voglio entrare perché, come tra l'altro presidente d'ordine, io non posso entrare, diciamo, in merito a un personaggio o altro politico, però un qualcosa che è una legge, la legge è del reddito di cittadinanza. Se l'avessero dato agli studi professionali, aiutando e facendo progredire quegli studi professionali, aiutando giovani professionisti, così come giovani commercianti, così come giovani, anziché tenere le persone in attesa di un lavoro, avremmo creato opportunità di lavoro. Io ritengo, non lo so, può essere che sbaglierò, ma io ritengo che questa operazione avrebbe portato maggiore impulso negli studi professionali, all'interno delle fabbriche, delle aziende. Ecco, ora, perché dico questo? Perché questa visione la puoi avere, io non solo se hai avuto un minimo di esperienza, perché io oggi non sono nelle condizioni di assumere un collega architetto, un geometro, un ingegnere nel mio studio, perché non ho le risorse pur avendone la necessità. E quindi è il cane che si morde la coda. Faccio questo esempio molto racchiuso, non perché voglio parlare del reddito di cittadinanza, lungi da me, però per dire che nella politica occorre saper valutare i provvedimenti e occorre saper capire quali sono le effettive esigenze di aiuto che si possono bisogna dare. Calibrarle sulla base delle necessità del paese, sulla base della disponibilità delle risorse. Questo è. Perché poi, parliamoci chiaro, quando noi abbiamo dei politici che pensano di risolvere i problemi, tanto facciamo debito, tanto con i soldi degli altri tutti siamo bravi ad avere le nostre ricette, no? Quindi poi succede questo, succede poi che le nuove generazioni, i giovani, si ritroveranno ad avere delle situazioni incancrenite che noi cortesemente gli lasceremo in eredità. Poi il rischio è anche questo. Sì, un rischio molto forte legato al modo con cui oggi si cerca disperatamente il consenso, non più attraverso il proprio lavoro. Faccio il progetto, dice il tecnico, lo presento e chiedo il consenso. Purtroppo non è così. Oggi si va avanti a slogan, il consenso prima di tutto e a qualunque costo, al di là del progetto generale del paese Italia. Ha fatto l'esempio che io lo riprendo, quello del reddito di cittadinanza, perché così com'è abbiamo visto che i numeri ci dicono che ha fatto un buco, e però ha fatto avere un consenso strabiliante a quel partito che ha proposto quel reddito, perché è chiaro che se la finalità era quella che dichiaravano, mettere a disposizione degli ultimi, ma ben venga subito,
mettere il reddito a disposizione di chi non ce l'ha, di chi è senza nessun reddito. Si dovevano distinguere le due funzioni. Bene, conto di dare noi avevamo per esempio il reddito di inclusione sociale. Allora rafforzami quello, anziché darlo a chi non supera i 300-400 euro, me lo porti anche a un reddito di sopravvivenza familiare di 700-800 euro, va bene, ed è una cosa. Un'altra cosa, quella che lei prima diceva, assuma un'altra proposta, e cioè dare quel giusto contributo a chi potrebbe creare lavoro, di cui d'accordo. Attenzione, poi io direi che l'applicazione del modello va calibrato al contesto dove va applicato. Praticamente se noi abbiamo qua stipendi dopo 30 giorni, festivi compresi, di 700 euro, è chiaro che diventa un problema. Il problema è che se noi lo portiamo in America, dove c'è una realtà progressiva, può anche funzionare che ci sia il navigator che ti trova il lavoro e così via di seguito. Ma se dai qui a un giovane in Sicilia 600, 700 euro, 1000 euro in alcuni casi se hai figli, non c'è questo che abita ancora con i genitori, non paga bolletta, non paga niente, si sente un ricco, quindi non viene meno quella che potrebbe essere una potenzialità di aspirare al lavoro, di cercarsi un lavoro, quindi per cui si tende a vivere questa situazione. Io voglio dire una cosa, ritornando al discorso della classe dirigente, mi piacerebbe un domani vedere, merito a un'elezione qualsiasi, parlare di programmi e come realizzarli. E se non li realizzi devi andare a casa. Programmi e non ti faccio la strada da Agrigento a Palermo e poi la strada non la fai perché non hai trovato le risorse, ma ce l'avevo in programma. Ho fatto l'esempio Agrigento a Palermo per dire un'opera qualsiasi. Mi piacerebbe che ci sia un confronto su programmi e su come tu li vuoi realizzare ed essere giudicati sulle cose e sugli obiettivi raggiunti. Oggi il vero problema che noi abbiamo è che non raggiungiamo obiettivi, non raggiungiamo mai gli obiettivi che ci siamo prefissati come politici. E quindi questa tendenza è questo quello che deve cambiare dal sarebbe mio punto di vista. Sarebbe opportuno che tra i giovani si cominciasse a discutere anche di qualcosa un po' di serio, di più profondo, e che si indirizzassero un po' verso la conoscenza. Noi oggi i giovani li indirizziamo verso la superficialità, verso l'insulto, verso la tifoseria, verso la indifferenza. Ecco, questo è quello che perché è pericoloso. Perché sono venuti meno quei punti di aggregazione che ti consentiva a quei ragazzi di crescere culturalmente, certo, di occuparti della cosa. Però no, io dico sempre, questa è la realtà. E adesso dobbiamo partire da questa realtà, avviare una riflessione, per carità, magari sarà utopistico, sarà un sogno, ma viva Dio, sogniamo anche che si possa uscire fuori da questo tunnel. No? Assolutamente sì, è una trasmissione di questo tipo, laddove stiamo provando ad analizzare anche le cause del perché si va ancora a peggiorare rispetto a prima, quando facevo l'esempio che c'erano le scuole del partito, che c'erano le scuole del sindacato. Poco fa dicevo che si chiede il consenso a slogan, ho fatto l'esempio riprendendo il suo del reddito di cittadinanza, ma l'altro slogan, ricordate bene, che era prima gli italiani e aboliamo la legge Fornero. E qua abbiamo visto che aboliamo la Fornero dopo un anno di governo, che era la prima legge che avrebbe dovuto fare, non è stato fatto. Hanno fatto una misura tampone con la quota 100, tampone perché solo per 3 anni, ma la Fornero è lì che incombe violentemente ancora sulla testa di tanti padri di famiglia e tante mamme di famiglia che non potrebbero andare in pensione prima dei 70 anni. E continuano a dire che è stata cancellata la Fornero. Ecco. Quindi quello spazio culturale di discussione, dicevo, senza benevolenza, di questa trasmissione, perché è una bugia. Allora, quei giovani che devono smetterla di stare dalla mattina alla sera con lo smartphone, devono comprendere che è una bugia. Non è vero che è stata abolita la legge Fornero, perché in vigenza di questo quadro normativo io andrò in pensione con la legge Fornero e quindi probabilmente attraverso l'aspettativa di vita a 70 anni, perché hanno dato una risposta parziale
positiva alla quota 100, ma solo per questo triennio e solo per pochi. Allora bisogna creare le condizioni affinché, siamo d'accordo, affinché si smascherano le bugie e che non si reagisca più di pancia, perché lo Stato italiano, con quella storia che ha dietro le spalle, non può avere i cittadini che dicono prima gli italiani, si girano dall'altro lato quando tu vedi la mamma con il bambino che cala a picco nel nostro Mediterraneo. Ma questa è una barbarie che la nostra cultura di italiani non ce lo consente. E però vediamo che girandosi dall'altra parte è probabilmente Salvini che dice prima agli italiani, lasciando affogare disperati che sono uguali ai nostri nonni quando venivano presi a colpi di fucile nelle montagne nel nord perché andavano in Belgio o in Germania. Noi abbiamo una storia che ci porta a essere molto più vicini a considerare anche dal punto di vista umano questo fenomeno della immigrazione. Io direi una cosa e penso che ci abbiamo a conclusione, oggi c'è una realtà di giovani che forse non si sa se andranno in pensione, anche se oggi vivono di pensione. Ma è una proposta, però la vorrei fare. Prego. Mi piacerebbe, e la lancio qui, se proprio da questa trasmissione riuscissimo tutti quanti, ordini, associazioni, sindacati, a fare squadra comune, a stilare noi. Qual è il programma che vogliamo per il nostro territorio? Perché come diceva benissimo anche all'inizio, e noi l'abbiamo visto facendo un osservatorio per i centri storici, che ci siamo uniti tutti insieme, se non si fa squadra non si va da nessuna parte. A prescindere dai colori politici o dalle proprie tendenze politiche, perché noi che siamo ordini professionali, sindacati, associazioni, società civile, stiliamolo noi un programma di esigenze, di quello che vogliamo per la nostra città, da proporlo, uniti, perché se qualcuno lo deve fare prima o poi, perché se non lo iniziamo a fare noi, aspettando che lo faccia la politica, io ritengo che staremo qui a discutere di questi problemi anche nei prossimi settimane. Io la sintetizzerei in questo modo: facciamo in modo che l'essere siciliano diventi una virtù e non un bonus, perché abbiamo una parte positiva che ci contraddistingue e che può rappresentare un valore. Abbandoniamo la pigrizia, abbandoniamo l'apatia, l'indifferenza e cerchiamo di essere un po' più attivi sul nostro territorio. Conclude qui questa puntata. Ringrazio Alfonso Buscemi, segretario della CGIL di Agrigento, e Alfonso Cimino, grazie, presidente dell'Ordine degli Architetti. A voi tutti grazie per l'ascolto, grazie. E ci vediamo al prossimo appuntamento.